You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Oh, allora, t'a posto? Ci risiamo, siamo qui con il nostro Willy. Avevamo detto sempre dritta, ma mi sono scordato che qua giù c'è un randello che molto probabilmente, non molto probabilmente, sicuramente non posso usare, però tanto per collezione, questa ancora non ci sa, appena ci sa bisogna venire qui. E anche qui sarà uno scontro, oh mio Dio proprio. Vai, forza Willy. È dura la vita, lo so. Chiudi la porta. Sto rannicchiato, non ci se ne fa di niente. Amico! Che fa, che fa? Tu me la lasciassi la piromanzia! Questi stronzi droppano fiamma persistente, avevo? Un effigio umano. Ce n'ho 11 però. Ehi, mummia. Calmo. Stavo ripensando alla scena della mummia. Oddio. Il primo. Come faceva? E Mosè, quando c'è Jonathan e il fratello di lei che fa finta di essere uno zombie, insomma, e lì avete capito. Che spettacolo. Non so come ha fatto a venirmi in mente la scena. Qui c'è un segreto. Tirami fuori da qui. Bello, bello, bello. Rotolare. Porca puttana! Testa di cazzo! Maledetto testa di cazzo, mi ha fatto prendere un colpo! Mi ha fatto prendere un colpo! Maledetto lui! Buongiorno, a posto? Wow, ce l'ho fatta. Amico, scendi. Ce la faremo? Teschio esca. Che c'è qua? Boh. Ma io seffo. Io vo diretto qua. Porta un cazzo. Dov'è? Eccolo qua. Questo è l'ultimo muro invisibile che ho trovato io nel gioco. Questo non l'avevo mai trovato. Lo vedevo sto oggetto in lontananza. Non questo, quello di là. Che tra l'altro è anche un bellissimo oggetto, perché è uno scudo spettacolare. E non so se lo posso usare, ma credo di no. Come al solito. Corri, corri, corri. Se si asca vi si fa una brutta fine. Andiamo Willy, dai. Sei senza paura, te porre su ornicioni. Scudo dell'ala dorata. Dai. Crociamo le dita. Niente. 12. Bello però, questo è proprio bello. Peccato, 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 peccato. Forza. Ci sa un'armatura? Oioia. E dai, ce la fai. Willy,
Willy. Willy, non mi far arrabbiare. Oh, non so come ho fatto. Bravissimo. Bravissimo, cucciolo. Oddio, cucciolo. Cucciolo un po' bruttino, insomma. Stianta. Io penso a salvare Strayed. A parte non ci sa il ramo profumato. Non ho il ramo profumato. Il ramo. Non ho il ramo profumato, quindi non me ne faccio proprio di niente. Si va qua giù. Che c'era qua giù? Oioia. Sono sicuro c'era qualcosa. L'oggetto che avete visto lì sopra è un follow ascetico, quindi non penso al nostro Willy Fearless interessi. Ah, cacare. Vabbè, potrà servire, ma penso di no. Bello lui. Tra l'altro sto con l'altro personaggio, un Tullio Sfregio, colui che sta facendo il DLC. Eh sì, forse è meglio che non gli rompo coglioni. Con Tullio Sfregio sto facendo... No! 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 Via, 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 via da tutto, scappa, scappa. Dov'è l'uscita? Dov'è? Eccola qua. Via, 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 scappa, 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 scappa. Oi, 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 oi. Che stavo dicendo? Ah, Tullio Sfregio, che per voi adesso è addentrato nei meandri di Shulva. Sto raccogliendo tutti gli oggetti, armature e armi, per fare i PvP a seconda di... Che ne so. Ecco. Che ne so, basta. Che ne so e mi merito di morire. Che ne so, volevo dire. Tipo la Bastiglia. Ci sarà il PvP vestito da... soldato imperiale, quelli lì con lo spadone imperiale lì, insomma, avete capito, il soldato reale, quello con lo spadone reale a forte ferro, vestito da Johnny Walker lì, come si chiama, quelli e capitano di Alonne o anche cavaliere normale di Alonne. Non vi potete rendere conto di quanto mi c'è voluto per farmi doppare l'arco di Alonne. Oh mio Dio, quanto mi c'è voluto, una quantità di tempo indescrivibile. Ma soprattutto mi c'è voluto tanto per farmi droppare. Perché? Perché sei caduto così miseramente? Perché sei caduto da... Soprattutto mi c'è voluto tantissimo tempo per farmi droppare gli stivali da furfante. Cioè, non è possibile. Non è possibile quanti furfanti... Ehi, microfono, dove vai? Quanti furfanti ci sono nel boschetto del cacciatore... e nessuno mi ha voluto droppare gli stivali. No, impressionante. Anche il machete di questi bastardi qui è difficilissimo da farsi droppare. Tutti insomma molto simpatici. Per farvi capire. Bravo. Concentrazione, questo ci ammazza se ci ha. Mori. Ah, un effigie. Bravissimo.
Ora. Ah, ecco dove serviva la chiave antiquata. Ora ricordo. Un pezzo d'armatura? Niente. Questi bastardi non mi lasciano nemmeno un pezzo d'armatura, oh. Ma io lo userei subito. E facchio. Qual è il trucco di uccidere questi... queste esplosioni con le gambe? Sicuro deve andare. Proprio dritto. Dici, ti devo distruggere, punto e basta. Non mi ricordo cosa c'è qui sopra. Fanculo. Teschio esca. Ho fatto bene a prenderlo, sì sì. No. No, l'alimentazione della televisione non si spenge. Ah, troppo tempo c'è la televisione. Voglio aprire questo shortcut. Intanto qui che c'è un frammento di fiaschetta Estus, se non sbaglio. Se non sbaglio. Frammento grande di titanite. Quanti ce ne ho? Due. Perfetto. Al prossimo si potenzia l'accetta. Non qui. Ha ragione. Dal cavaliere di Hyde. Sì. Verrà, bisogna andarci. Bisogna andarci in ogni modo. Sicché. Volente o nolente. Buongiorno. Tutto a posto? Ma che te sei storto? Sei impazzito proprio, sei impazzito dappertutto, sei impazzito. Cioè, ora glielo fo vedere io. Ora te lo fo vedere io, vedrai. Vieni qui. Sì sì, a voglia di averci le mie anime davanti. Pianta. Forza. Madonna, ma che palle fai? Ha proprio rotto coglione, ha proprio rotto. Mi fa prude ogni cosa, mi fa prude sto giochino, madonna santa. Attacco un sacco. La cosa più dolorosa per colpirti te la do. Ma guardalo. È impossibile da battere. E sai, ti voglio ammazzare e t'ammazzo, eh. Insisterò a prendere le mie anime. Che era? Boom! Ah, questa te la sei presa però, eh. Questa te la sei presa, eh. Eh? E ora? Che mi dici? No, no, non mi devi dire questo. Mi dovevi dire sì, va bene, mio signore. Mi sottometto e morirò fra le sue mani. Poi lui è tranquillo. Sa che l'ho attaccato prima. Ogni volta che arrivo gli do un tonfo, però. Madonna, quanto ci è mancato. Ma mi ha ammazzato! Mi ha ammazzato l'ennesima volta! Senza scherzi, i cavalieri di Hyde sono i nemici con il moveset più vario e strano che ci sia nel gioco. E allora... accetta e a palle lucciole, accidente, gli mancava la rete in cima, poi tonfa. Veramente un folle, però è un folle, è un folle. Ah.
Mustafa Kata! Boo! Excellent. Ah sì, eh? Ah sì, eh? Non penso di farmene di niente, ma la soddisfazione di averli ammazzato è tanta. Si morirà se mi butto da qui, io penso di sì. Ah, per quanto ne devo rischiare ste cose, non ne devo rischiare. Un'effigie umana, e invece la devo rischiare. Ho fatto bene a rischiarla. Cioè, se morivo era 0-0. Non ho fatto tanto bene. Come on baby, let's go fight me. Papparara, madonnina mia. Devono avergli però diminuito il danno che facevano. Che io mi ricordo la prima volta che ho giocato a questo gioco, non è che mi macinavano di più. Oh, qui ci sono un po' di gemme vitali, mi pare. Sei veramente intollerante al lattosio. 8 gemme vitali, bella storia. Corri, corri più che mai. Qui c'è una tortura. Chi amante di Dark Souls non ha pensato la prima volta che venisse qui che dietro questa nebbia ci fosse stato un boss dove quei tre con la balestra ti attaccavano mentre il boss ti molestava, insomma. E invece... tante delusioni. Farei c'è... No, voglio vedere il gargoyle. Sì, non mi rompere i coglioni. Guarda bello, sì. Te ne rendi conto? Ma mi lasciaste ogni tanto un pezzo d'armatura voi, no eh? Vai di sotto, vai di sotto. Qui c'è un'effigie umana? No, è di sotto l'effigie umana. Me lo ricordo, me lo ricordo. Ah, falò. Questa parte la taglierò, cercherò di guadagnare pezzi d'armatura da loro. No. No! Ma mi stanno distruggendo l'anima proprio! Altra frase a Dark Souls molto rilevante. Ma mi ha riammazzato per l'ennesimo! È il mio ultimo giorno di ferie, ma perché mi volete far patire anche voi? Che ho fatto? Calmo, calmo amico. Boom. Schivata. Altra schivata e tompo. E boom boom boom. Niente. Oh, ma ha levato tante energie. Questo tozzo di energia mi devi levare. Ma bastardo. Brutto pezzo di merda. Eh? Eh? Cioè, io non ho parole sul drop rating di questo gioco. Sempre stata una tortura. Bene, si è guadagnato gli stivali. Mica male. Già qualcosa.